piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una formatrice, una coach, un'insegnante che opera nel settore della crescita personale e spirituale. Bene, sono in tanti che mi hanno scritto e mi hanno chiesto maggiori delucidazioni, sulla legge dell'attrazione, sul discorso dell'emozione associata ai nostri pensieri per creare una realtà consapevolmente. Ok, allora, secondo la legge dell'attrazione, premetto che la legge dell'attrazione è una legge universale, valida esattamente come la legge della gravità. Per la legge della gravità, se io lascio andare un qualsiasi oggetto, per la legge della gravità, questo oggetto cade perché viene attratto dal centro della madre terra. Secondo invece la legge dell'attrazione, i pensieri associati a un'emozione molto forte o comunque un'emozione intensa, quindi un pensiero focalizzato, un'emozione intensa, che viene, come dire, trattenuta per un certo periodo di tempo, in base alla legge dell'attrazione si può manifestare un evento, delle circostanze, delle persone e delle situazioni. Ok, secondo la legge dell'attrazione non esiste niente che noi non possiamo raggiungere. Ok, quindi è possibile creare consapevolmente la nostra realtà. Secondo Hebram, io connetto un po' tutte le mie conoscenze sulla legge dell'attrazione. Hebram è una, sono più una coscienza collettiva di entità, quindi sono degli esseri di luce che veramente aiutano gli esseri umani nel comprendere la legge dell'attrazione, la legge delle emozioni, va bene? Quindi questo essere, questa coscienza è canalizzata da Esther Hickins, Jerry Esther, oggi Jerry non c'è più, c'è sua moglie Esther che canalizza questa coscienza meravigliosa e spiega come noi possiamo essere in grado di comprendere qual è la direzione che noi stiamo seguendo e soprattutto comprendere se i nostri sogni e i nostri obiettivi sono vicini, cioè come faccio io a sapere se sono in linea alla direzione dei miei sogni e dei miei obiettivi, come faccio io a comprendere se i miei obiettivi si stanno manifestando. È molto importante mantenere le frequenze alte, ma non solo dei picchi. Va bene, dei picchi di gioia, questo è un buon inizio, ma è importante durante tutta la giornata mantenere alte le frequenze. Questo mi consente di entrare in risonanza con la frequenza dei miei sogni e dei miei obiettivi. Questo l'ho un po' accennato nel precedente video, ma questo video è proprio per spiegare il concetto di scala emotiva, va bene? O meglio, le nostre emozioni. Ok, io ho preso questo disegno da internet, sinceramente, però ho voluto personalizzare un attimino la scala delle emozioni, non le ho messe tutte, ho messo le principali, va bene? Allora, ripeto, noi possiamo manifestare consapevolmente o inconsapevolmente attraverso sentimenti di paura. Va bene? Scusate, ecco, paura, oppure attraverso l'amore. Naturalmente tutti noi vogliamo manifestare una vita, vogliamo la felicità, non vogliamo stare male, però che ci piaccia o no, se noi vibriamo basso, nelle basse frequenze, noi rischiamo di manifestare circostanze, eventi e persone negative nella nostra vita. Va bene? Allora, iniziamo con sentimenti di paura. Scusate, è un pochino storta questa lavagnetta, adesso cerco un attimino di sistemarla, magari la raddrizzo un po', ecco, magari messa così è più semplice. Allora, senso di colpa, ok? Il senso di colpa, il senso di vergogna, sono le frequenze più basse, perché sono le frequenze che ti fanno sentire impotente, che ti fanno sentire una nullità, che ti fanno sentire male, anche quelle persone che non si piacciono fisicamente, che non, o perché sono magre, o perché sono grasse, o perché sono alte, o perché sono basse, o perché sono povere, o perché hanno dei parenti che non hanno un background di un certo tipo, hanno dei parenti che magari hanno commesso dei reati, ognuno ha le sue credenze. Ecco, questi
sentimenti, anche il senso di vergogna, chi magari ha subito violenza o chi ha commesso degli errori, qualsiasi tipo di errore in generale, ecco, tutti questi sentimenti fanno veramente stare male, abbassano le frequenze e addirittura ammalano il corpo, va bene? Perché veramente a lungo termine mantenere queste emozioni, veramente, perché a un pensiero negativo e a tante emozioni negative associate a quel pensiero negativo, noi non solo creiamo una vita di sfortuna e capitano un sacco di cose negative intorno a noi, ma rischiamo veramente di ammalarci nel corpo, ok? Poi apatia è proprio un sentimento dove io non, nessuno stimolo mi dà, non mi fa né caldo né freddo, ecco, già l'apatia è veramente un sentimento un pochino più in alto rispetto al senso di vergogna, al senso di colpa. Il senso di colpa anche alle volte ce l'abbiamo anche per delle fesserie, non abbiamo fatto niente di male, magari abbiamo detto una parola sbagliata o magari abbiamo avuto anche un pensiero negativo, abbiamo questi sensi di colpa allucinanti, e quindi quelle sono proprio le frequenze più basse di paura. Poi saliamo nell'apatia, non sento, non parlo, non ho sensazioni di nessun tipo, va bene, e questa è veramente negativa, però è un pochino più alta rispetto alle precedenti. Abbiamo poi la rabbia, ma come mai la rabbia è un po' più alta rispetto all'apatia? Perché la rabbia almeno è l'accettazione che c'è qualcosa che non va, una persona apatica e non vuole sapere niente, di niente, di nessuno, del mondo interno, esterno, non vuole focalizzarsi dentro di sé per ascoltarsi. La rabbia è già un modo di esternare, ok, che c'è qualcosa che non va, ok? È importante che questa rabbia venga trasmutata, ok? Ci sono due modalità per trasmutare la rabbia: uno è lo sport, che fa benissimo per scaricare, l'altro è il processo del perdono, che io consiglio vivamente a tutti voi. Questo è per chi vuole salire nel percorso della scala delle emozioni, perché se noi arriviamo a questo livello di amore, noi veramente siamo in grado di manifestare tutto ciò che vogliamo nella nostra vita. Quindi per poter eliminare questi sentimenti, va bene, senso di colpa, senso di vergogna, apatia, rabbia, è fondamentale perdonare, anime infinite. Questo è un concetto spirituale fondamentale per chi vuole utilizzare la legge della manifestazione dell'attrazione. Quanti di voi leggono libri, ascoltano video su YouTube e vogliono manifestare una vita da sogno e fanno le affermazioni positive, magari fanno il quadro delle visioni? Parleremo anche di questi di queste modalità per manifestare, ma magari usano tanti sistemi e non succede nulla, magari hanno rabbia dentro, sensi di colpa, provano emozioni negative, sentono di non valere, sentono di non farcela. Queste cose vanno trasmutate. Vorrei precisare una piccola parentesi, che io utilizzo una tecnica chiamata Logos Healing, che in così veramente è in grado di trasmutare tutte queste emozioni negative. Voi utilizzate voi la tecnica più giusta per voi, ma è fondamentale lavorare su di sé per trasmutare queste emozioni in almeno in pace, va bene? E come? Attraverso la trasmutazione, ma anche attraverso il processo del perdono, va bene? Ok, io Logos Healing più perdono è il sistema più potente che io conosca per fare questo, per salire nella scala emotiva. Ok, abbiamo parlato di rabbia, ecco che poi arriviamo all'accettazione, cioè l'accettazione del momento presente, l'accettazione che la situazione è questa, che il passato è passato, che bisogna lasciare andare il passato se nel passato non è concluso niente, se nel passato hai commesso degli errori grandissimi, se nel passato sei stata vittima di qualsiasi cosa, il tuo passato, qualunque sia la tua età, che tu abbia 20 anni, 30, 40, 50, 60, 70, non fa differenza, il passato non c'è più. Ma se rimani ancorato e ancorata al passato con i pensieri negativi, emozioni negative associate anche a traumi del passato, è normale che il tuo presente, il tuo futuro, cioè attraverso
attraverso il tuo presente negativo di dolore e sofferenza manifesterai un futuro negativo. Quindi, per trascendere tutto questo, perdono, va bene? Ecco, il perdono ci porta poi nella accettazione. Ok, accettazione del passato, accettazione anche del momento presente, che è fondamentale per passare nel prossimo livello, ragazzi. Quindi se il tuo desiderio è avere successo, se il tuo desiderio è acquistare la casa dei tuoi sogni, se il tuo desiderio è trovare un compagno o una compagna di vita, se il tuo desiderio è quello di non lo so, di raggiungere qualunque sia il tuo scopo, i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, naturalmente i tuoi sogni e i tuoi obiettivi sono qui. E se tu sei qui, devi fare un percorso, devi salire le scale, capisci? Non puoi passare dal dolore estremo alla gioia infinita. È uno step by step. È un percorso, è un processo di trasmutazione. E questo è possibile, va bene? Basta che quando hai anche solo un pensiero e un'emozione molto negativa, fai il processo del perdono, che è fondamentale, come ho già detto, ma fai, inizia anche ogni pensiero negativo, cerca di avere 10 pensieri positivi, possibilmente opposti a quel pensiero negativo. Un po', vi faccio un esempio: io non valgo, io non mi amo, io sto malissimo. Ok, non riesco a dire io mi amo. Allora inizio a dire io mi accetto così come sono, io sono una brava persona, io sono in grado di fare tante cose belle per me stessa e per gli altri, io mando amore alle mie cellule. Magari inizio a dire mando amore al mio corpo, mando amore alla persona che io sono una figlia di Dio, io merito amore, io sono degna di amore, io mi amo. Capite? Uno step by step, vado piano piano a salire anche con le mie affermazioni, e così quel pensiero negativo di mancanza di amore, quel pensiero negativo che vi fa sentire un fallimento, può piano piano cambiare. E questi sono esercizi che voi potete fare da soli o con l'aiuto anche di un coach, di un mentore, va bene? È veramente un lavoro che vi può portare anche in poco tempo a cambiare completamente la vostra vita e il vostro sistema emotivo. Perché è fondamentale per raggiungere i tuoi sogni avere delle emozioni positive, ok? Quindi abbiamo parlato di neutralità, è già un ottimo punto di partenza, va bene? E poi partono i desideri, no? Normalmente in uno stato di apatia non riesci nemmeno a avere desideri per il futuro. Però se tu sei già nella fase dei desideri, è importante che comunque trasmuti tutte queste energie negative, queste emozioni negative, questi pensieri negativi, va bene? Ok? Parte il desiderio è questo. Ok? Il desiderio è qui. Quindi cosa vuol dire? Che io per raggiungere questo desiderio devo provare gioia e entusiasmo. Ma come faccio a raggiungere questa gioia se io in questo momento mi sento non proprio apatica, magari ogni tanto un po' di pace, ogni tanto dei pensieri negativi? Ecco che c'è un continuo conflitto. Ecco, ci vuole esercizio, va bene? Esercizio, come vi ho detto io, cambiare i pensieri, fare affermazioni positive e eliminare le resistenze. Ho fatto un video, ok? Potete guardare qui su, cliccare qui su. Comunque ho fatto un video sulle resistenze, andatelo a guardare, perché in quel video io parlo di logo stealing. Andate a guardare i miei video sulla riprogrammazione, perché veramente è possibile riprogrammare l'intero nostro sistema, non solo dei pensieri ma delle nostre emozioni, perché avere pensieri positivi, emozioni negative è come remare con, andare controcorrente, va bene? Ecco che poi dopo il desiderio inizia il coraggio e l'azione. Allora, la legge dell'attrazione è una legge dell'attrazione in azione, nel senso che io ho un goal, cioè ho un obiettivo, ho un sogno, ma
Voglio dire, una volta che lavoro su di me energeticamente, lavoro sui miei pensieri, lavoro sulle mie emozioni, devo anche agire, anche piano piano, avere già un piano ben stabilito, quali sono le azioni da intraprendere per raggiungere questo sogno e questo obiettivo. Se io non ho idea di come devo fare, ragazzi, esiste una tecnica molto potente. Lo potete leggere nel libro di Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso. Allora, si fa così, iniziamo a parlare di legge dell'attrazione in azione. Allora, io ho un obiettivo, va bene? Io scrivo l'obiettivo. Ok, vi faccio un esempio. Voglio essere la più brava venditrice di case, quindi voglio essere la più brava, voglio essere la più brava venditrice, la venditrice numero uno al mondo, ok? Allora, il desiderio va scritto nel momento presente, ok? È come che io ho già raggiunto questo desiderio. Quindi io sono io, Rossella Pani. Grazie. Grazie. Perché? Io, Rossella Pani, sono la più grande venditrice di case a livello mondiale e internazionale. Entro, mettere la data, la scadenza, entro un anno, entro il 31-12-2000, un anno e mezzo, entro il 31-12-2022, ok? Seguirò il piano che la mia anima mi mostrerà. Avanzerò piano piano nella direzione dei miei sogni. Cioè, dobbiamo dare dei messaggi chiari al subconscio e questi messaggi noi li possiamo dare la mattina appena svegli, va bene? Perché quando noi siamo appena svegli, siamo ancora in contatto con l'inconscio. Quando noi dormiamo la notte, entriamo nella dimensione dell'inconscio. Quando noi ci svegliamo la mattina, siamo in dormiveglia, siamo in quella fase tra l'inconscio e il conscio. Ecco, quella è il momento in cui noi dobbiamo affermare il nostro sogno, come che l'abbiamo già manifestato. Grazie, perché io, Rossella Pani, quindi bisogna dire il mio nome, in nome del mio pieno potere divino, dico e affermo che io, Rossella Pani, sono la più grande venditrice di case di fama mondiale e internazionale. Vi faccio un esempio: entro il 31-12-2022 ascolterò il piano e lo seguirò passo dopo passo quando la mia anima, il mio subconscio me lo invierà. State mandando un'intenzione pura di amore, un'intenzione focalizzata nella direzione del vostro sogno, del vostro obiettivo. Quindi fare questo la mattina appena svegli e la notte prima di andare a dormire è già un ottimo lavoro. Se avete domande, se volete fare del coaching con me, dove io vi insegno questi strumenti, assolutamente sì, e se no potete farlo da soli. Questo va bene. Poi è importante fare riprogrammazione anche più volte al giorno nella serie. No, va bene questo, perché questo quando noi mandiamo questa intenzione focalizzata, va benissimo, è molto potente come un laser, ma abbiamo anche bisogno di associare emozioni positive nella direzione del sogno. Grazie, perché io sono una grande motivatrice, io sono una grande venditrice di fama mondiale e internazionale. Grazie, perché dovete sentire che questo è reale, per voi deve essere reale a livello di pensiero, a livello di emozione, a livello di tutto il tuo campo energetico. E quando non ci sarà più nessuna resistenza, l'intero universo si muoverà nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Quindi abbiamo parlato di azione anche. Finché non ho un progetto, posso utilizzare questo strumento. E poi l'inconscio cosa fa? Cosa fa la nostra anima se superiore? Ci manda le intuizioni. Quindi, ok, devo scrivere un libro.
Benissimo, ascolta l'intuizione, mettiti a scrivere quel libro. Devo fare un sito web. Benissimo, ascolta quell'intuizione, capisci? Per vendere casa devo fare un sito web, devo fare volantinaggio, possono venire mille idee. È importante che tu fai un piano d'azione, te lo scrivi in maniera dettagliata e ogni giorno lavori per quel tuo obiettivo. Quindi la legge dell'attrazione è una legge dell'attrazione in azione. Fino a quando non conosco il mio piano d'azione, lavoro energeticamente per, dopodiché, per forza di cose, arrivano le intuizioni, arrivano le sincronicità, arrivano le persone giuste, arrivano le idee. Va bene? È molto importante fare questo. E poi, poi si raggiunge lo stato di pace, di serenità. È già una vibrazione meravigliosa la pace, perché non hai ansia, accetti il presente, sai che ancora il tuo progetto è in un prossimo futuro, ma tu lo senti come già qui e quindi non senti discrepanza tra chi tu sei ora e tra quello che sarai nel futuro, perché sei già nel futuro energeticamente. È come che tu stai portando il futuro nel presente. Tu energeticamente stai già vibrando nella frequenza del tuo sogno, del tuo obiettivo. Va bene? E poi i picchi, diciamo, le energie più potenti sono la gioia, l'entusiasmo, la gratitudine, ragazzi, ho dimenticato di scrivere la gratitudine, tant'è vero che vi ho detto la frase deve iniziare grazie, perché io, Rossella Pani, sono la più grande venditrice, la numero uno al mondo, scusate, la venditrice numero uno al mondo di case, è un esempio naturalmente, va bene? Ok, quindi entusiasmo, entusiasmo, gioia, e quando ancora siete lontani, vi faccio un esempio: quando ancora siete, avete superato la rabbia, siete nell'accettazione e poi salite un pochino nel desiderio, vedete, siete molto più vicini, no? Al vostro sogno, al vostro obiettivo. Quando avete desiderio, dovete fare un po' di riprogrammazione, perché questo vi consentirà di avere picchi di gioia, di gratitudine. Perché se voi durante il giorno fate più volte la riprogrammazione con le vostre affermazioni e con gli strumenti che magari già conoscete, se non li conoscete, insomma, per chi è interessato potete contattarmi, io vi posso insegnare degli strumenti veramente semplici, ma che vi fanno sentire gioia, ragazzi. Picchi di gioia più volte al giorno vi aiutano a mantenere alte le frequenze durante tutto il giorno. Non ha senso che io visualizzo il successo 3 secondi al giorno e poi passo una giornata nera a pensare negativo, avere emozioni negative. Bisogna cercare di mantenere alte le frequenze. Secondo gli Abraham, la scala del tuo successo, come dire, tu ti rendi conto che sei nella direzione giusta in base a quello che senti, va bene? Perché quella, la tua guida emotiva, è proprio la guida che ti aiuta a capire quanto sei vicina al tuo obiettivo. Ok, benissimo. E poi arriviamo all'allineamento. L'allineamento è quando voi siete uno con Dio, quindi è la parte più elevata dell'amore. Non parliamo di un amore, diciamo, terreno, ma di un amore divino, un amore molto grande, la connessione divina con la vostra anima, col vostro sé superiore. Vi sentite un tutt'uno con l'amore, e questo è proprio quello che viene detto anche quando si resta focalizzati nel momento presente, quando veramente i pensieri non esistono perché siamo pura coscienza, quando siamo un tutt'uno con la nostra anima. Ecco, lì possono accadere cose meravigliose, riusciamo anche a raggiungere manifestazioni istantanee. Quante di voi è capitato alle volte di desiderare una cosa in una maniera grandissima, con una forza straordinaria, no, zero resistenza, e quella cosa si è manifestata, non so, in un secondo, una telefonata che è arrivata appena avete messo il pensiero, oppure avete fatto un sogno, avete sognato una persona e avete poi incontrato quella persona il giorno dopo, oppure quando veramente accadono quei piccoli miracoli che siete felici, non sapete il perché, immaginate una cosa e poi arriva quella sincronicità e quella cosa si manifesta veramente. Ecco qua, vuol dire siete in allineamento divino.
Quindi è la parte più elevata dell'amore, la parte che dove tu e Dio siete una cosa sola praticamente, ok? Bene, quindi è importante, è molto più bello manifestare il nome dell'amore che manifestare il nome dell'ego, non credete? E quindi è importante esprimere anche desideri legati all'amore. Farò un video dove spiegherò la differenza, proprio per aiutarvi ad usare il discernimento. Io questo l'ho imparato a mie spese in passato, ho utilizzato un po' per ego la legge dell'attrazione, però mi è crollato tutto, la piramide è caduta, e questo mi è arrivato in anteprima come insegnamento per intraprendere un percorso spirituale un pochino più allineato, molto più allineato nella direzione dei miei sogni e i miei obiettivi, in allineamento all'amore, quindi in allineamento alla mia anima, allo scopo divino della mia anima. E questo dovrebbe essere la cosa che tu a cui tutti noi, diciamo, decidiamo di ambire, di desiderare, va bene? Io spero che vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, cliccate con un mi piace. E ricordatevi che non sono importanti solo i pensieri focalizzati, ma anche le emozioni positive associate ai pensieri e poi anche le azioni nella direzione dei nostri sogni. Un bacione, a presto, ci sentiamo presto. Ciao ciao! Buonasera a tutti.